allora il cross da sinistra, Bissek prova a fare la sponda, va da Calhanoglu, ce l'ha sul sinistro, ci ripensa, è troppo lontano, lì è troppe maglie granata davanti, allora Bastoni che crossa, bene, su Thuram il colpo di testa, e gol di Marcus Thuram, quinto gol in campionato, la mette di testa, bellissimo questo colpo di testa, come a Genoa, la piazza, qui veramente si vede, ha cercato il palo lontano e lo colpisce, palo interno e gol, bellissimo cross di Bastoni e colpo di testa di Thuram, capocannoniere di stagione dell'Inter finora, 5 gol per lui, Internazionale 1, Torino 0 al 25esimo, l'Inter fa la cosa più difficile, sbloccare la partita perché il Torino è in 10, Thuram aveva subito il fallo dell'espulsione, Thuram ha portato l'Inter in vantaggio. Attenzione all'Inter con Acerbi, ora ci prova lui ad andare in avanti, da sinistra il cross è buono, il colpo di testa e ancora il gol di Marcus Thuram di testa, che quando segna quest'anno fa solo doppiette, e quindi ancora Marcus Thuram, 6 gol in campionato, ha sentito Retegui e vuole rispondere anche lui e riparte all'inseguimento del titolo da capocannoniere, ma soprattutto dal secondo gol all'Inter che al 35esimo mette in questo momento la partita al sicuro, perché con un uomo in più e 2 gol di vantaggio, 35 minuti, Internazionale 2, Torino 0, doppietta di Marcus Thuram. Cosa dirà? Attenzione al Torino con Zapata, che sono andati a sommere il tiro di Zapata, il gol del Torino! Mamma mia! Il gol del Torino, 2-1, vedete che le partite in calcio è strano. Zapata subito va in gol, distrazione in difesa dell'Inter che si fa infilare da una squadra in 10 in modo incredibile, molto bravo Zapata anche nell'esecuzione, devo dire, sia a prendere posizione col corpo e sia poi a calciare sotto l'incrocio opposto. Voglio rivedere però come è arrivato questo filtrante troppo facilmente in area di rigore, adesso ce lo faranno rivedere, stanno discutendo Marcenaro, Zapata, non si sa perché, il gol è validissimo. Il gol è valido. Sembra che siano ancora Torino è tutto dietro. Sembra che siano ancora 11 contro 11. A me non sembra, perché il Torino, cioè, è tutto dietro. Ci deve essere. Bastoni, il cross, scusami, il colpo di testa del Toro, respinta, ancora Thuram e la palla finisce in gol. No, gol di Marcus! È la prima tripletta per lui, credo la prima tripletta. Bene, Marcus Thuram, Marcus Thuram, Marcus Thuram. Aggancia Retegui a 7 gol. Lautaro stavolta l'ha messa alla testa, la respinta di Milinkovic-Savic che si dispera perché non è riuscito a trattenere questo pallone. C'erano 3 giocatori dell'Inter contro nessuno e uno dei 3 era Thuram, che non è che ha tirato proprio forte, è riuscito a calciare, palla che rimbalza prima a terra e poi finisce nel sacco al 60esimo. Internazionale 3, Torino 1, calcio di rigore per il Torino che in 10 può ancora ritornare in partita. Con Masina, che penetra in area di rigore, i 2 cambi del Torino, Caramo per Zapata e Vlasic per Ricci, Acerbi ha spazzato di testa, stava uscendo dall'area l'Inter, ma poi Masina va a impattare con Calhanoglu e si fa anche male in questo impatto, ma la palla la prende Masina e Calhanoglu prende il piede di Masina, quindi rigore. Sì, è netto, è rigore. Rigore netto, ma si è fatto male anche Calhanoglu perché va a calciare la pianta del piede, quindi con il collo di Calhanoglu sui tacchetti di Masina, quindi dolorosissimo per Calhanoglu, che infatti un po' dolorante lo è, ma rigore assolutamente ineccepibile. Incredibile, da questo punto ragazzi, incredibile partita. In ritardo, fai un intervento rischioso, rigore è nettissimo. È un Inter che non può piacere per la cura dei dettagli. Non mi piace, non c'è cura dei dettagli. Era entrato De Vrij al posto di Bastoni e quindi cambiato ancora l'assetto difensivo perché era uscito Bissek Pavard nel secondo tempo. Ma adesso vediamo questo calcio di rigore. E Vlasic? Sì. Vlasic ne è entrato contro Sommer, 86esimo. Sommer che prova a ipnotizzare il giocatore croato. Parte Vlasic, il tiro e il gol nell'angolino. Si dispera Sommer perché c'era quasi arrivato alla sua sinistra. Ecco, questo ti fa arrabbiare, però posso dire una cosa, scusa Michele, però ha segnato appunto. Questo ti fa ancora più arrabbiare perché dici, ma perché contro l'Inter tu non metti Vlasic titolare, Ilic titolare e li fai subentrare? Ma soprattutto perché metti Maripan, è quello il problema. Perché metti Maripan? Scusa Michele, sei ancora d'accordo che...